Domenica 28 agosto si è tenuta a Roretto di Carasco la terza edizione del Memorial Brambati, organizzato dal gruppo sportivo Alberto Brambati e dal team Idea Bici, al quale va un plauso per l'ottima organizzazione in un contesto che ha richiamato i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ricordiamo che il Memorial Alberto Brambati è dedicato alla figura di Alberto, giovane ciclista amatoriale, scomparso prematuramente proprio sulle strade che lui amava nel luglio 2008 in occasione del passaggio del Tour de France nella provincia di Cuneo. Due percorsi effettuati, una medio fondo di 100 km e un abbordabile di 60 km, entrambi ricavati nello splendido scenario delle Langhe del Roero, una location che per una sua collocazione geografica rappresenta una posizione privilegiata e facile da raggiungere. Non va dimenticato che le strade toccate dal Memorial attraversano zone da sempre apprezzate dagli amanti delle due ruote, con tratti in salita e pianeggianti in un autentico paradiso naturale ideale per il cicloturista. Da 3 anni ormai la cicloturistica di Roretto di Carasco chiama all'appello un numero sempre maggiore di partecipanti. Alla manifestazione hanno dato loro contributo atleti provenienti da ogni parte del Piemonte e alcuni gruppi di sportivi giunti dalla Liguria e dalla Lombardia. Ottimo come sempre consistente pacco gara, vario ed originale, con prodotti tecnici ma anche tipici locali. Molto apprezzati anche i ristori, il pasta party finale, i premi alle società ed eccezionalmente per quest'anno una ricchissima lotteria individuale. La classifica finale ha visto vincitrice la squadra di Alba Bike Team con ben 39 partecipanti e a seguire gli atleti della squadra locale Team Idea Bici con 21 partecipanti. Il terzo posto è stato conquistato da La Cibra con 13 ciclisti. Alla premiazione hanno partecipato il senatore Michelino Davico, sottosegretario al Ministero degli Interni, l'assessore provinciale Roberto Russo, l'assessore Rosso di Carasco e l'assessore Borrelli di Bra. Il tempo migliore registrato sulla distanza di 60 km è stato di 2 ore, anche se la cicloturistica non prevede classifica individuale a tempo. I migliori della 100 km sono arrivati sul traguardo in un tempo inferiore alle 3 ore. Ricordiamo inoltre che nell'arco della stessa manifestazione era in programma anche un raduno di moto e di bici d'epoca. Si ringraziano particolarmente tutti gli sponsor che hanno partecipato economicamente alla manifestazione e a tutti i volontari grazie ai quali la corsa ancora una volta ha avuto un grande successo.